Il ciulla! Il mio assistito, pur amando sua moglie alla follia, ammette di essere stato costretto qualche volta a tradirla. Mi oppongo. Qualche volta, dice. Negli atti si parla di non meno di 743 volte negli ultimi 20 anni. Ma con 743 donne diverse. Non ha mai avuto un amante in vita sua, sì, un amante fissa, intendo. Sono state tutte storie di massimo 2 ore, storie senza importanza. Scopetine. Chiedo alla corte che il signor Ciulla, il mio assistito, possa conferire con sua moglie. Richiesta accolta. Amore mio, aiutami. Lo sai, la mia è una maledizione. Sarà una questione di ormoni, di farsi un animale. Insomma, me le trovo sempre intorno. Non lo so perché, ma io non faccio niente per piacere. Sono le donne che mi cercano, che mi corteggiano. Amore. Hai mai provato a dire no, grazie, io amo mia moglie? Lo so, ho sbagliato. Ma ti prometto solennemente che da oggi in poi io... Basta, niente più promesse, amore. Hai detto amore? No. Ha sentito, presidente, l'ha detto. Ah! L'hai detto, l'hai detto. No, non l'ho detto. Non dire bugie, l'hai detto, l'hai detto. Non l'ha detto. L'ha detto. No, non l'ha detto. Ma che vuoi, questa l'ha detto. Va bene, l'ho detto, però è l'abitudine, non significa proprio niente. Che fai, che guardi, che fatti affari tua? Amore mio, Giannettina, lo so che un pochettino di bene ancora me lo vuoi. Lo so che mi vuoi perdonare, dillo, ammettilo. E con questa sono 32, ci vediamo alla prossima. Ma quale prossima, fa lo spiritoso? Amore mio, io vado un attimo in centro, ho dei giri da fare. Io vado a casa perché guarda sta causa, mi ha distrutto. Ricordati che alle 4 viene l'idraulico. E poi che non me lo ricordo, è l'idromassaggio rotto da 6 mesi. Ciao, ci vediamo stasera. Ciao.